l'idea di un processo conciliare di pace, giustizia e salvaguardia del creato. Ecco, noi ci siamo mossi su questo come credenti, come laici credenti, su questo filone di storia. Devo dire che io sono stato anche il presidente del CIPAS, ma con molta gioia l'anno scorso darono le dimissioni e abbiamo eletto Adnane Mokrani, che è un teologo islamico che insegna agli studi arabi e anche alla gregoriana, e abbiamo come direttrice Elena Ribè, che è una valdese. Ecco, quindi noi abbiamo realizzato finalmente quello che era negli intenti fin dall'inizio del fondatore, dell'ideatore, che è Gianni Novelli, forse alcuni di voi lo conoscono, vero? Che è quello di operare, di pregare e di operare per la pace qui a Roma. E abbiamo appunto seguito poi tutta l'evoluzione delle varie chiese, le chiese appunto protestanti, chiesa ortodossa, oltre a quella cattolica, le grandi assemblee che ci sono state, che forse voi ricorderete, vero? Da cominciare quella magnifica di Grazia del 1989 con i presidenti Martini e Alessio II, metropolita di Mosca, vero? Ecco, mi ricordo bellissimo l'ultimo giorno, una marcia della pace da Basilea. Abbiamo superato i tre confini, Svizzera, Germania e Francia, proprio per dire che le frontiere non c'erano più. E tant'è vero che poi c'è avuto un risultato, perché era la primavera dell'89, sapete quello che è successo a novembre dell'89, con la caduta del muro di Berlino e quindi la fine, vero, di questa grande separazione che c'era stata. Ecco, questo è stato un po'. Poi noi facciamo dei corsi annuali, e Luigi sa benissimo, perché ogni tanto viene e partecipa anche, vero, a dei corsi annuali. Per esempio, 3 anni fa abbiamo fatto un corso sui maestri di pace, 2 anni fa abbiamo fatto un corso sui beni comuni e pace giusta, e poi da questo, visto anche le persone che sono intervenute a parlare, a dare le loro relazioni, da Mancini a Viale, a Petrella, ad Azzariti, al professor Becchetti, a Zanotelli, eccetera. Quindi voglio dire, è stato veramente un corso. L'anno scorso abbiamo fatto l'arte e pace, e quest'anno invece siamo sul pluralismo religioso. Ecco, qui lo lascio, vero? Abbiamo fatto la prima, diciamo, un incontro mensile, le sfide del pluralismo religioso abbiamo già fatto, giovedì scorso abbiamo fatto le sfide del terrorismo. Il prossimo sarà pace e luce nel Corano e nella Bibbia. Ecco, tanto per dare che ti rapporto a questo. Questo l'ho detto ovviamente. Io desidererei però dire qual è la motivazione profonda che ci ha spinto a noi fin da quegli anni a continuare questo discorso di pace. È che il nome di Dio è pace. Questo è. E io appunto con i miei studi sono arrivato poi, e mi piace qui ricordarlo perché siamo in questa sede, che però tra l'altro denuncia anche una grave carenza che c'è a Roma, la carenza che non c'è una casa della pace. Ecco, io spero che Mercuri possa raccogliere questo Don nome, Sergio, ma Maria Federico e cioè, Pierluigi ma poi rilanciare, mi dispiace che Rocca è possono andato via, associare. perché c'è stata una cosa che Veltroni l'aveva promessa, poi l'ha data, poi non si è più saputo niente di questa. Adesso con Paolo Masini e Rocca, appunto, bisognerebbe insistere. È ora che veramente Roma abbia una casa della pace, Questo dove sarà il noi convegno e in cui tutti andrò. quanti i gruppi, che sono tanti, si possano rincontrare e avviare un lavoro che abbia dei ritmi, che abbia una continuità, che sappia che ci sia un segretario, perché altrimenti sennò noi non riusciamo mai a quagliare su poi cose importanti, ma anche conoscere quello che fanno gli altri. Ma io ripeto, io volevo darvi come mio contributo personale, ma anche quello lì dei nostri amici, siamo veramente convinti che il nome di Dio è pace. E appunto dicevo, mi piace ricordarlo qui, perché io attraverso Tommaso d'Aquino sono riuscito a risalire un po' a una fonte. Lui legge e commenta l'opera di un certo Dionigi, che è molto poco conosciuto, certamente forse i sacerdoti e teologi, se ci sono qui qualcuno, sente lo sa chi sia. Colui che scrisse il De Divinis Nominibus sui nomi divini, un trattato veramente molto interessante, che viene commentato. Dionigi poi sembrava una persona eccezionale, tenuto in grande fama nel Medioevo, perché dice: ma questo è il Dionigi di cui parla Paolo negli Atti degli Apostoli, che ha incontrato all'Areopago di Atene? No,
non è vero. Si è poi saputo che è uno scrittore certamente orientale, un cristiano orientale, Alessandria d'Egitto, Damasco in Siria, nell'Asia Minore, non si sa di preciso, ma del VI secolo. Benissimo, ha scritto questi nomi divini, uno dei 12, 12 nomi divini, uno dei 12 nomi è pace. È bellissimo. E appunto cosa ci dice qui Dionigi? Dice che dobbiamo lodare la pace divina, quale causa principale dell'unificazione di tutte le creature e dell'unità di tutti gli uomini, e dobbiamo lodarla con inni pacifici. E Tommaso, nel commento, va riportando parola per parola le espressioni e poi interpretandole, commentandole, si dilunga a spiegare l'essere e la bontà di Dio che causa la pace dell'universo, partecipando il suo essere e la sua bontà, unificando tutta la realtà attraverso un processo di assimilazione pacifica che rende tutti amici suoi e tra loro. E dopo parla della, sto dicendo probabilmente i paragrafi di questo capitolo, i titoli, della somiglianza di simile della pace, quindi della pluralità della pace. Noi adesso parliamo di pluralismo religioso, già nel VI secolo se ne parlava. Della dinamicità della pace, della forza della pace. Si diceva prima, chi diceva che ci vuole molto più coraggio per la pace che non per la guerra, ecco, la forza della pace, della naturalità della pace, la pace che è nella natura e sale dalla natura, e la natura deve essere preservata nella pace. È un discorso di oggi, stiamo aspettando appunto anche tra l'altro un'enciclica, la prossima enciclica annunciata di Papa Francesco su questo ambiente, vero? E infine appunto parla, ovviamente, della pace, dell'incarnazione di Dio in Cristo Gesù, profeta dell'amore pacifico del Signore, come dice Paolo, Cristo, nostra pace. Ecco, e poi evidentemente non ci siamo fermati a questo, come dicevo, 3 anni fa abbiamo fatto tutto un excursus sui profeti di pace. E io volevo dire, qui siamo in mezzo ai libri, l'importanza del libro, comunque della comunicazione scritta, adesso si raggiungono attraverso internet, ovviamente, tutte queste cose che voi potete trovare, ma un libro in particolare che è stato molto importante per tutta l'evoluzione della pace e della non violenza, che è quello, forse lo sapete, di Tolstoi, che scrisse Il regno di Dio è in mezzo a noi, riprendendo le frasi del Vangelo, ma dando una connotazione anche molto forte, molto politica, perché si opponeva sia anche a una certa così, confessionalità della Chiesa ortodossa, insomma, che appoggiava lo zar, sia appunto lo statalismo dello zar. Ecco, da lì. Questo libro è molto importante perché un sacerdote, questo forse lo sapete, un sacerdote protestante in Sudafrica l'ho detto a un giovane avvocato, appena tradotto in inglese, l'ho detto a un giovane avvocato, un piccolo avvocato, che stava indiano, che difendeva i suoi, chi è, lo sapete, Gandhi. Gandhi in quel momento era molto titubante perché voleva difendere tutti gli indiani oppressi dal potere bianco, vero, in Sudafrica, però non era, era incline a dare la violenza, ma non lo sapeva. Dice, questo libro, infatti scrisse poi anche a Tolstoi, ricevette una risposta, eccetera, è importantissimo, perché lui decise in quel momento di operare per la non violenza, e da lì è nato poi tutto il grande cammino della non violenza. Quindi venne poi Gandhi in Europa, passò in Europa dopo la marcia della pace del 30, nel 31 andò, ricevuto anche, parlavo anche con Winston Churchill, eccetera, sull'indipendenza dell'India, vero? Poi passò in Svizzera, poi passò a Roma, c'era Mussolini che voleva giocarlo in chiave anti-inglese, benissimo, lui voleva anche incontrare il Papa, che però era troppo occupato. Ma come, dopo solo 2 giorni prima lei chiede un'udienza, non si può col Papa. Era Pio XI, ahimè, non c'è stato quell'incontro. Però quella fama di Gandhi si diffuse, fu tradotta in italiano la sua autobiografia. Questa autobiografia andò nelle mani di un certo Aldo Capitini, conosciuto più come l'ideatore della Marcia della Pace, e invece è un grande, secondo me, un grande. Adesso c'è Roberto Mancini che ne ha fatto un bellissimo ritratto nell'amore politico, paragonando, mettendo sullo stesso piano Capitini, Aldo Capitini, quindi una gioia, no? Una fama per l'Italia, insieme a Gandhi appunto e al grande filosofo del Novecento, Emanuele Levinas.
l'importanza di questo pensiero, che è tutto rivolto alla pace e alla non violenza. Ecco, io credo che questo ci deve motivare a dire che appunto il nome di Dio è pace, ma dobbiamo dire che anche il nome dell'uomo, ovviamente della donna, è pace. E noi dobbiamo impegnarci oralmente, insieme con tutte le associazioni, a creare veramente questo tessuto di pace nel mondo, a operare. Chissà di voi che adesso viene lanciato la raccolta delle firme per la legge di iniziativa popolare, perché ci sia la difesa popolare civile e non ci sia solamente la difesa popolare militare, che ci sia una difesa popolare civile, non violenta. Ci sarà una raccolta civile. Come possiamo cooperare insieme per far questo, per andare avanti su questo crinale, che è un crinale apocalittico della storia veramente, impegnandosi in prima persona? Vorrei lasciarvi con una frase appunto di Capitini che trovo bellissima e che dice: non so quello che potrà succedere tra noi, ma io metto il peso della mia persuasione sulla bilancia della storia della pace. Grazie. Attenzione al filo, attenzione al filo. Ok. Grazie, dottore. Scusa, grazie. Professor Claudio Guerrieri, che è stato, è docente, vero? È docente di filosofia e storia nei licei, laureato in filosofia, si è specializzato in ricerca filosofica presso la stessa università, La Sapienza. Baccellieri in teologia, ha studiato la teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ha insegnato l'antropologia filosofica e tenuto corsi di didattica e di filosofia presso l'Istituto Superiore Scienze Religiose della Pontificia Università Lateranense Roma, dove è stato anche vicepreside. È co-direttore del Master in Consulenza e Pratica Filosofica, che si chiama Ermeneia del Lux, e io mi scuso, ma non Luxeasus, e il cui acronimo io ignoro. E docente del Master in Mediazioni Interculturali e Interreligiose, sempre del Lux e dell'Asus. Membro del Movimento dei Focolari, si occupa di dialogo ecumenico ed è membro della Commissione Diocesana per il Dialogo Ecumenico e Interreligioso della Diocesi di Roma. Prego la parola. Buonasera, grazie. Grazie per l'occasione che mi date, che mi avete dato, anzi, di fare una piccola riflessione che ora vi rioffro, diciamo, su questo tema di quanto il pensiero, il dialogo interreligioso possa essere una via effettivamente per la pace. La prima cosa che mi è venuta in mente, appena appunto ho letto il testo del convegno, è stata una battuta che la Lubich in un intervento di risposta ad una domanda di una persona non credente su che rapporto c'era tra lei non credente e le persone credenti, che rapporto ci poteva essere. E la Chiara Lubich risponde così, risponde: nel movimento c'è posto per tutte le esperienze religiose, anche per chi non crede, ma lo fa a partire da una battuta semplicissima che mi colpiva riascoltandolo e che vi propongo. Se ci sono popoli eletti, non ci sono popoli dimenticati. E io mi sono subito chiesto se in ogni esperienza religiosa in fondo non ci sia la coscienza di essere dei fortunati che hanno ricevuto una luce per la vita, ma che questa luce che hanno ricevuto è per gli altri,
non è solo per sé. Nella scrittura ebraico-cristiana risuona spesso l'idea che il popolo di Israele è il popolo sacerdotale, è luce per le nazioni. Ci sono pensatori anche contemporanei come Rosenberg nella Stella della Redenzione che lavora proprio su questa idea. Nell'esperienza cristiana è centrale l'idea che la salvezza è operata da Cristo, ma è destinata a tutti gli uomini. E se è Lui il sacramento per eccellenza, la Chiesa non può che essere in questa stessa logica per tutti gli altri. Può essere annunciatrice di un regno che già attua, ma che la supera. Mi sembra, per dirlo in breve, che in ogni esperienza religiosa, qualunque dono di comprensione di salvezza ricevuto comporta un impegno di risposta, ma anche una responsabilità verso gli altri, ineliminabile. Per dirla con le parole di Gesù, non si accende una lampada per porla sotto il tavolo, ma per porla sul portalampade, perché faccia luce a tutta la casa. Ma allora che significa porre la luce per tutta la casa in un nostro mondo multiculturale, multireligioso? Che vuol dire illuminare? Quanto illumina e si illuminano reciprocamente le religioni? Proviamo ad abbozzare un percorso. Un primo spunto mi sembra può esserci offerto dall'ermeneutica, dalla filosofia dell'interpretazione. Tre brevissime considerazioni. La prima, che ci sono molte interpretazioni tra loro contrastanti è una verità di fatto. Dunque, o nessuna interpretazione è aperta alla verità e ognuno formula solo opinioni fallaci che si scioglieranno come neve al primo sole, allora dialogo, ricerca, sono parole vuote, inutili, capziose, l'unico orizzonte è mettersi d'accordo su quello che bisogna fare in questo breve tratto e poi appena non si è d'accordo ognuno per la sua strada. Oppure ogni interpretazione è interpretazione della verità, è un accesso alla verità. Ma allora la verità mi si mostra come inesauribile, inoggettivabile, sempre accessibile, anzi accessibile a tutti. Certo, accessibile a partire da una tradizione storica, linguistica, religiosa, in cui ogni interprete, ognuno di noi è collocato. Ma è interpretazione della verità, che non vede mai in sé la completa consegna della verità, ma vede in sé il rivelarsi della verità. Per cui la mia interpretazione richiede quella degli altri per definirsi, per accedere ulteriormente alla verità, richiederà anche un riconoscimento d'ascolto, di dialogo, che non è sempre solo un accordo, ma è una dinamica, per cui la mia interpretazione potrà essere veritativa anche nella misura in cui sarà dialogica, perché è fondata nella mia tradizione, ma anche nella coscienza della necessità del riconoscimento delle altre interpretazioni e del rivelarsi continuo della verità. Appare che ad ogni interpretazione della verità tocchi il compito di essere trafficata, per usare l'immagine della parabola dei talenti, non solo mantenuta nella sua integrità, ma fatta fruttare. Che chi non la fa fruttare è come il servo che l'ha seppellita. E per dirla proprio con le parole di Papa Francesco dell'Angelus di Domenica, la buca scavata nel terreno dal servo malvagio e pigro indica la paura del rischio che blocca la creatività, la fecondità dell'amore. La paura dei rischi dell'amore ci blocca. La verità che le religioni professano e vivono chiede di essere riconosciuta dalle altre.
Ogni tradizione religiosa non può intendersi come una ideologia compiuta, ma come un dono da fare agli altri, una capacità di aprirsi alla verità, a partire dalla propria tradizione, ma dialogando con le altre. Il luogo in cui siamo mi spinge a riprendere il pensiero di Florensky. Scrive: nel cielo la verità è una. Da noi c'è una moltitudine di verità, di schegge della verità, che non si possono comporre tra loro. Partendo da un angolo del mondo o del proprio intelletto, noi non abbiamo nessun motivo di attendere il medesimo risultato che otterremmo partendo da un angolo diverso. L'esistenza di una quantità di schemi o teorie discordanti, egualmente coscienziose, ma partenti da punti diversi, è la migliore dimostrazione delle crepe che solcano l'universo. Considerando la stessa cosa da lati diversi, agendo su diversi lati dell'attività spirituale, possiamo pervenire ad antinomie, a tesi incompatibili nel nostro raziocinio. Solo nei momenti di grazia, nell'illuminazione, queste contraddizioni mentali sono eliminate, non in maniera razionale, bensì transrazionale. Schegge della verità, ma sempre verità. Con questo non si prospetta dunque una sospensione della propria fede, ma il calarsi fino in fondo, in essa, alla ricerca della verità che contiene, per comprenderla ancora meglio nel confronto con gli altri. Un dialogo capace di attuare una comunicazione personale, dunque, della propria interiorità con l'interiorità dell'interlocutore, che è un ascolto della verità che supera me e supera l'altro. Nel dialogo autentico è necessario allora mantenere la propria identità, non trasformarla in una maschera ideologica, offrirla come una presa di posizione responsabile, capace però di riconoscere e apprezzare la presa di posizione altrui, sapendo che nasce da una radicalità della ricerca pari alla mia. Dialogare mi apre ad una comprensione della mia interpretazione. Io posso dialogare a diversi livelli, con la mente attraverso il confronto con le prospettive veritative che mi offrono le altre tradizioni, con il cuore attraverso la condivisione delle esperienze di elevazione dell'anima che ogni tradizione propone e sperimenta, con le forze attraverso la condivisione di esperienze di aiuto reciproco e di solidarietà verso gli altri in cui possiamo collaborare. Ogni uomo può fare l'esperienza di sentire la sterilità, la ristrettezza della propria interpretazione privata, se questa non riesce a tradursi in un linguaggio, in una comprensibilità condivisa. Non ci si accontenta di una verità propria, si cercano sempre vie per farla diventare nostra. E allora mi è venuta davanti una pagina ancora della Nubi. I fedeli tendono alla perfezione, che tendono alla perfezione, cercano di unirsi a Dio presente nel loro cuore. Essi stanno come in un grande giardino fiorito e guardano e ammirano un solo fiore. Lo guardano con amore nei particolari, nell'insieme, ma non osservano gli altri fiori. Dio chiede a noi di guardare tutti i fiori, perché in tutti è Lui. E così, osservandoli tutti, si ama più Lui che i singoli fiori. Dio, che è in me, è anche nel cuore dei fratelli. Non basta quindi che io lo ami in me. Se così faccio, il mio amore è ancora qualcosa di personale, egoistico. Amo Dio in me, non Dio in Dio. Mentre questa è la perfezione. Dio in Dio. Dunque, la mia cella, come dicono le anime intime a Dio, e come diciamo noi, il mio cielo è in me, è come in me, nell'anima dei fratelli.
e come lo amo in me, raccogliendomi in me stesso, quando sono sola, lo amo nel fratello, quando egli è presso di me. Le difficoltà non mancano, lo sappiamo, ma vi basta richiamare la differenza cristiana di Enzo Bianchi e concludere che le prospettive di accordo possono essere tante. L'ultimo, più significativo secondo me a livello internazionale, è il Global Freedom Network contro la tratta degli esseri umani, che vede anglicani, cattolici e musulmani sunniti insieme. Insomma, l'idea con cui vorrei lasciarvi è che credere in Dio, come dice Levinas, avere la prospettiva di una presenza di Dio, significa formarsi all'idea della xenofilia, dell'amore dello straniero, dell'ospite, perché accogliere lo straniero era già nel mondo greco, accogliere la sacralità dello straniero era già nel mondo greco, ma ancora di più è maturata nelle tradizioni delle religioni monoteiste. E su questa linea possiamo lavorare, nel senso di arrivare al momento in cui misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, la verità germoglierà dalla terra, da ogni singolo fiore, e la giustizia si affaccerà dal cielo, come dice il Salmo 85. Grazie. Dottoressa Palmieri Bini. Ecco, è questo. Ecco, il piacere di introdurre la signora Lisa Palmieri Bini, che è rappresentante in Italia e presso la Santa Sede dell'American Jewish Committee, ed è anche presidente e membro fondatrice di Religions for Peace Italy. È stata vicepresidente della sezione europea per 25 anni ed è stata anche la prima presidente dell'amicizia ebraico-cristiana di Roma. È giornalista, vaticanista, corrispondente per The Jerusalem Post da molti anni e di Vatican Insider. È nata a Vienna in Austria, è cittadina americana e italiana, laureata da Barnard College presso la Columbia University di New York. Grazie. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Prima di cominciare volevo dare una piccola risposta. Prima si è parlato di la pace tra le religioni nella Terra Santa. Allora, visto l'attualità di questa questione e un po' di misinformazione che gira, volevo fare qualche commento. Cioè, innanzitutto il mondo musulmano in Palestina è tutto agitato sul fatto di questo signor Glick a cui hanno sparato, per le sue idee che voleva andare a pregare al tempio, antico tempio che è anche la moschea grande, no? Gerusalemme. Il suo gesto politicamente sbagliato, l'idea è politicamente sbagliato, però voglio dire che non si sa che questo signore è anche un uomo di pace. È andato a pregare insieme con i musulmani in arabo. La sua idea, che non è realizzabile oggi, è che questo potrebbe diventare un posto dove possono pregare sia musulmani che ebrei, che naturalmente non è attuabile oggi, ma sono i nazionalismi, non è la religione che è la causa di questo conflitto. E poi volevo dire anche questo, che il Consiglio di istituti religiosi
religiosi della Terra Santa, che è composto dal capo rabbinato di Israele, dai corti della Sharia dell'autorità palestinese, dai patriarcati e vescovati, cioè tutte le chiese della Terra Santa, hanno fatto una dichiarazione insieme di condanna a questo assassino tragico che ha avuto luogo. Perciò le religioni hanno la capacità già oggi di stare insieme, sono i nazionalismi, e poi devo dire questo, per correttezza di informazione, l'ostacolo è Hamas, perché Hamas oggi ancora non vuole riconoscere l'esistenza di Israele, non vuole rinunciare alla violenza e non accetta gli accordi precedenti. Perciò vuole la sparizione di Israele, vuole stabilire uno Stato islamico puro. Come si può continuare a chiedere che si facciano i negoziati per due Stati, che si devono fare, ma con un partner così, che va avanti, che è legittimato, diciamo, e come si può pensare alla pace in futuro mentre va avanti questo potere? Questa è la mia domanda. Di più non voglio parlare, perché questo poi entra nella politica. Invece io, pensando al tema di oggi, la religione come strumento di pace, avevo buttato giù 10 consigli, non 10 comandamenti, ma 10 consigli, pensandoci. Allora, la prima è che non bisogna aspirare al potere temporale le religioni, e sviluppare invece la capacità di comunicare, di consigliare, mai legiferare, persuadere. Questa è diciamo, la qualità particolare della spiritualità della religione. Non deve diventare un potere che fa delle leggi che puniscono. Secondo quello che segue da questo, credo che sia importante continuare a ribadire la separazione di Stato e religione. Molto importante, due sfere diverse, comunicanti ma non mescolabili, assolutamente. Terzo, io personalmente ho sempre pensato che bisogna abolire il concetto della punizione in tutti i sensi, nell'educazione e fino alla pena capitale, però anche i gradi di prima, perché quando c'è una bellissima poesia che adesso non mi ricordo, se tu insegni al bambino, se tu punisci il bambino, questo bambino punirà gli altri quando cresce. Se fai vergognare un bambino, crescerà con poca autostima e diventerà un individuo che soffre e non potrà contribuire. Cioè va tutto così. Invece l'educazione deve essere fatta con amore. Deve essere con amore e intelligenza, ma non la punizione. Poi bisogna dedicarsi a promuovere l'educazione e la cultura. L'ignoranza è il nemico della pace. Intervenire per migliorare l'atmosfera nelle scuole. In Italia so qualche cosa, i miei nipoti vanno alle scuole italiane, e devo dire che i maestri non sono proprio al grado di dare l'amore necessario all'educazione. Sono tutti arrabbiati, pensano loro stessi, non voglio ripetere le cose che succedono, ma non esiste proprio o poco questo spirito di amore per l'educazione, per la cultura che bisognerebbe dare ai bambini per farli crescere e diventare cittadini che lavorano per la pace. Poi bisogna però condannare fermamente e senza esitazione ogni forma di violenza. Non condannare le persone, ma condannare le azioni.
Prossimo punto, non fare retorica su Dio. Dio c'è nel cuore per chi lo cerca, ma non si può imporre. Non parlare in vano nel nome di Dio, questo è il concetto. Poi essere inclusivo, dialogare, fare il primo passo verso gli altri quando si accorge che sono soli o tristi, quando sono stranieri, bisogna muoversi, agire. Prossimo punto, battersi contro le ingiustizie, per l'uguaglianza uomo-donna, diritti umani, specialmente per i bambini, tocca a chi crede in qualche religione o anche non, che ha uno spirito dentro di sé di giustizia, bisogna agire. Poi una cosa importante, penso che sia l'umorismo. Bisogna saper ridere, ridere di sé, ridere con gli altri, non prendersi troppo sul serio. I fascisti si prendevano molto sul serio. Amare il mondo, la musica, l'arte, la danza. L'umorismo è uno sfogo ed è curativo. E l'ultimo punto, perché ho fatto 10, è non smettere mai di studiare e di chiedersi il perché delle cose, di cercare la verità, ma non con la V capitale, cercare la verità fin dove si può arrivare, del passato e del presente, per preparare meglio il futuro. In questo contesto cercare sempre il messaggio più alto nelle proprie sacre scritture, nella propria tradizione, scavare, non fermarsi alla lettera, ma cercare lo spirito dietro, cercare di capire tutto a livello più profondo ed evitare di abbracciare la convinzione di possedere l'unica verità. Come la storia viene riscritta man mano che si scoprono nuovi fatti, come le conclusioni delle scienze cambiano con nuove conoscenze, così i nostri convincimenti sulle ultime verità potrebbero cambiare con nuove illuminazioni. Allora, questi sono i suggerimenti. Poi, c'è tempo di dire qualcosa? Sì. Abbiamo solo qualche minuto. Due minuti. Due minuti? Vabbè. Volevo parlare un momento del momento attuale nel mondo. Il lupo che si nasconde nell'ombra del nostro percorso di libertà qui in Europa e che sta seminando distruzioni attraverso mandrie barbariche in molte parti del Mediterraneo, del Medio Oriente, dell'Asia, dell'Africa, e ha molti nomi, ma in essenza è un fanatismo barbaro che sfrutta il sentimento religioso per i suoi fini perversi, trascinando con sé orde di seguaci del cervello lavato, tra cui un numero crescente di novizi reclutati in Europa e negli Stati Uniti da una piccola ma rumorosa minoranza di predicatori dell'odio. E allo stesso tempo un altro lupo chiamato estremismo nazionalista, un fenomeno che consideravamo morto e sepolto assieme alle tragiche guerre del XIX secolo e anche il XX, sta devastando il nord-est dell'Europa. Oggi quindi noi che crediamo profondamente nella libertà di pensiero e di religione, nella libertà di credere ma anche di non credere, nel rispetto reciproco e nella coabitazione, nel vivere insieme di molte culture e molte religioni, mentre scegliamo liberamente il nostro percorso all'interno di questa foresta della vita, siamo diventati molto sospettosi degli angoli bui, di chi potrebbe rivelarsi essere un lupo travestito. Dobbiamo sentirci uniti mentre cerchiamo di prevenire l'arrivo di una nuova era barbarica che sta avanzando. Non vogliamo dover sparare al lupo e aprirgli la pancia per liberare le sue vittime. Preferiremo tenere i lupi ben lontani dalla nostra civiltà prima che sia troppo tardi ed impedire che violino tutti i diritti umani
che fanno quello che stanno facendo, che stuprano, che torturano, che convertono a forza e che uccidono così tante persone innocenti. E quindi per tenere a bada i lupi, per tenere lontani dalla nostra civiltà umanista che abbiamo ereditato attraverso il sangue, il sudore, le lacrime di generazioni passate, una civiltà basata sulla libertà, sul rispetto e sul vivere insieme le nostre differenze, e prima di arrivare al punto in cui l'unica alternativa rimasta sia una guerra totale contro una nuova era barbarica, dobbiamo unire tutte le nostre voci della nostra società aperta, tollerante, multiculturale, multireligiosa, rispondendo con forza e unità, insieme, senza paura di parlare apertamente, di alzare la voce se necessario e condannare quello che è male. Possiamo creare una inconquistabile forza del bene. Se non abbiamo paura di riconoscere, definire e affrontare questo pericolo, se continuiamo a coltivare l'idea che il bene sia più forte del male, saremo capaci di tenere i lupi lontani dal nostro continente e di indebolire la loro presenza nel resto del mondo. Ringraziando naturalmente il prezioso contributo di essere un attimo qui con noi, perché accogliamo il cambio, come dire, della guardia con i nostri amici del corpo dei Blue Birds. Prego. Grazie, un applauso. Prego i moderatori di andare avanti con il programma, in questo caso il dottor Elton mi pare che non ci sia. Dottor Elton, ah ok, allora se gentilmente ci si avvicina, dottor Elton, per il intervento. Non so chi sì, mi aiuta, possiamo stare sulla testa. Lo introduco nel professor Meta Elton, mediatore culturale iscritto al registro dei mediatori del Comune di Roma e laureato in giurisprudenza. Sin dagli inizi si interessa del lavoro nel mondo sociale e della mediazione dei conflitti, per poi specializzarsi nel campo dei richiedenti protezione internazionale dei rifugiati politici. Dal 2010 è membro dell'Istituto Tevere, con cui condivide sogni e progetti, sogni che speriamo di realizzare al più presto. Buonasera a tutti. Infatti il mio intervento voleva portare due esperienze, dove la religione è uno strumento di pace all'interno, per esempio, delle strutture di accoglienza. Prima si menzionava dottor Sapienza, strutture simili all'interno del Comune di Roma, i progetti SPRAR. Allora, scusate per questo piccolo disvio. Allora, introduco il professor Guido Morisco. Nato in Asmara, prosegue gli studi a Roma, dove si laurea in ingegneria. Dal 1991 è membro del direttivo nazionale della comunità Baha'i, e da 6 anni responsabile dell'ufficio relazioni esterne della comunità stessa. Da 3 anni membro del direttivo di Religions for Peace, sezione italiana.
Da 5 anni presidente dell'associazione ACCA, che gestisce una casa famiglia per l'accoglienza di bambini e adolescenti disagiati. Grazie a lei la parola. Intanto chiedo scusa per questa, veramente sono... No, no, la colpa è mia. No, che va bene, no. Siete veramente preziosi e molti, quindi non volevo... Chiedo scusa perché ho fatto io un po' di pressione, quindi lui si prende la colpa, ma sono stato un po' io a fare pressione. Perché purtroppo ho messo la macchina in un garage qui che chiude inevitabilmente alle 8 e non vorrei rimanere senza auto, che devo tornare poi dal nord, quindi va bene. Quindi grazie per questa pazienza. La visione che io volevo condividere con voi è questa, molto velocemente. Noi siamo convinti che come esiste un unico Dio e come esiste ormai in maniera comprovata un'unica umanità, anche se con culture diverse, ma con finalità e con esigenze spirituali e fisiche analoghe, così il rapporto, cioè ciò che unisce il creatore alla sua creatura, che noi chiamiamo abitualmente, o che io voglio chiamare in questo momento religione, ovviamente con la R maiuscola, è una realtà, è una sola grande realtà che si esprime attraverso tutte le forme religiose e le credenze religiose che noi oggi conosciamo nel mondo, che stanno a dimostrare quanto straordinariamente ricca, quanto sia straordinariamente ricco sia il creatore, perché il mondo della religione, inteso nel senso che vi ho detto prima, è una realtà estremamente bella, estremamente ricca, infinitamente ricca, e che dà a ogni creatura di questo pianeta la possibilità di trovare la sua strada, il suo percorso per realizzare se stesso, nella società, per portare il suo contributo positivo nella società e per riuscire a sviluppare questa conoscenza sempre più profonda di se stesso e del creatore. Questo è il concetto di base, che dico molto velocemente, ma che potrebbe essere declinato ancora più profondamente, porta con sé una visione della religione, delle religioni oggi presenti sul pianeta, molto diversa. Non sono realtà che possono pensare di essere in conflitto una con l'altra, anche se purtroppo questo è avvenuto, ma è avvenuto per la pochezza degli esseri umani che hanno interpretato o hanno dato delle interpretazioni riduttive e limitate al messaggio originale che ha fondato quel determinato credo religioso, quella determinata realtà. E quindi c'è questo grande senso di unità e di fratellanza che dà come poi naturale conseguenza la assoluta il crollo di qualsiasi velleità di primato o di conflitto o di contesa fra le varie religioni presenti oggi nel mondo, perché sono comunque espressione del creatore che appunto ha guidato e guida le sue creature nel corso della storia attraverso questa potentissima realtà, questo potentissimo strumento
che è proprio la religione. Detto questo, viene quindi come conseguenza il fatto che la religione non può che essere un grande strumento di pace, perché è proprio attraverso una collaborazione, un confronto che non si limita al dialogo, non si limita a cercare di trovare ciò che di positivo unisce i credenti delle varie religioni, ma va oltre. Cioè abbiamo e stiamo sperimentando, e devo dire con grande entusiasmo da parte mia, che le religioni possono, indipendentemente da, ma i credenti delle varie realtà religiose che fanno parte di questo meraviglioso insieme, possono operare insieme per costruire la pace, indipendentemente dal percorso che hanno scelto. Proprio basandoci proprio su quella bellissima immagine che il professore prima ci ha dato delle schegge di verità, perché è proprio lavorando insieme che si possono creare progetti concreti che ci vengono chiesti dalla popolazione mondiale per riportare questo meraviglioso strumento che è la religione, che noi per una serie di ragioni storiche abbiamo in qualche modo reso meno potente, meno efficace, riportarlo al ruolo che dovrebbe ed è giusto che abbia nel tessuto sociale, che è proprio quello di funzionare da educatore nel senso di educere, nel senso di tirar fuori da ogni singolo individuo, indipendentemente dal percorso da lui scelto, le caratteristiche, le qualità, le cose migliori che può mettere a disposizione dell'insieme, che può mettere a disposizione del consesso umano per poter produrre conseguenze positive, quindi una civiltà in continuo progresso, in continuo miglioramento, dove la realtà religiosa e la realtà spirituale che viene coltivata e curata ed è aiutata ad esprimersi proprio dalla religione, la realtà spirituale dell'individuo, cioè le qualità profonde interiori di ognuno di noi, possano emergere e possano diventare strumenti o possano diventare la guida delle scelte che gli individui oggi fanno. La religione può questo, può educarci, può farci capire quanto sia molto più valido comportarsi in maniera onesta, corretta, rispettosa, avere il senso della, il gusto della sincerità, che oggi manca nel tessuto sociale. Perché? Perché non abbiamo ancora questa meravigliosa realtà che è la religione, che insegna, cioè educa, educe, porta alla luce la consapevolezza di ogni singolo individuo di questo pianeta che è molto meglio essere positivi che negativi, è molto meglio sviluppare le qualità positive che non quelle negative. E attraverso questa operazione di educazione che solo la religione, o diciamo maggiormente la religione, può fare, noi possiamo cambiare le sorti della nostra dimensione sociale. Questo obiettivo non dobbiamo perderlo, anzi dobbiamo fare in modo che attraverso i nostri percorsi singoli noi possiamo insieme lavorare, ognuno per il proprio percorso, ognuno nel suo percorso, ognuno nelle sue consapevolezze profonde, ma lavorare perché la religione riacquisti il suo ruolo fondamentale di educatrice spirituale della razza umana, perché facendo così gli individui vengono naturalmente portati
a fare delle scelte positive piuttosto che scelte negative. Questo è il senso della religione, è quello che la religione può fare per promuovere la pace sul pianeta. Io mi fermo qui perché c'è tantissimo da dire, ma un'ultima cosa ve la posso dire. Chiunque può vedere questa piccola, quello che ho detto adesso, può vederlo che realizzato ancora in me, ma intorno a un tavolo dove sono presenti 35 persone di credo diverso, che insieme pianificano azioni nel sociale. E questa è Religions for Peace. Io vi invito veramente a studiare questo fenomeno da vicino, perché non c'è contrasto, o se ci sono vengono subito chiariti, perché siamo tutti quanti ovviamente non perfetti, ma la direzione è questa, è la sensazione che possiamo fare tanto, lì c'è. Grazie. Invito intanto il dottor Triarmi anche ad affiancarsi, così abbiamo già due relatori pronti. Allora ridò la parola a Meta Elton, mediatore culturale, come dicevo, e membro dell'Istituto Tevere. Come accennavo anche prima, la mia vuole essere solo riportare un'esperienza di come la religione può essere riportata come uno strumento di pace. E in alcune di queste strutture dove sono accolti i chiedenti di protezione internazionale di nazioni e religioni diverse, si è deciso di festeggiare tutte le festività religiose insieme. E la cosa dell'ultima esperienza dell'anno scorso è stato quello di Natale, dove i musulmani hanno costruito insieme ai cristiani, anche al di fuori della nostra aspettativa, gli operatori che organizzavano le attività, la costruzione del presepe. E invece durante il mese del Ramadan, visto che i musulmani andavano la mattina a pregare in moschea, i ragazzi cristiani hanno organizzato il pranzo, cioè avevano preparato il tavolo, la cucina no, perché era già preparata precedentemente, però avevano organizzato così all'arrivo si mangiavano tutti insieme. Un'altra esperienza, sempre nell'applicare la religione come strumento di pace, è quella della visita guidata nei luoghi di culto di Roma, sempre. È un'esperienza, e chiudo con questo, che mi ha colpito molto, è stata la visita al Colosseo, nel momento che la guida spiegava le torture subite dai cristiani all'interno dell'arena, uno dei ragazzi musulmani sudanese diceva: allora anche loro hanno sofferto come noi. E in quel momento c'è stato un momento di riflessione per tutti, anche chi organizzava queste attività, queste aspettative, cioè a questi ragazzi va questo pensiero, che in questo momento sono anche bersagliati da tutti, cioè dai giornalisti per lo più. Anche stamattina leggevo il giornale Il Tempo, dove sono riportati come le persone che hanno comportato la crisi o il degrado dei quartieri dove la maggior parte di queste persone si ritrovano. Però ecco, così non lo è. In primis loro provano a portare il loro modello al di fuori, in alcuni altri progetti, per esempio il RETE che si sta facendo a Roma nel recuperare alcune zone degradate. Ecco, la promozione di questa attività può portare magari a questa convivenza in pace. E questi ragazzi sono di nazionalità e religioni diversissime. Perciò in primis fanno di queste interventi insieme all'interno della struttura e poi fuori con la comunità che li accoglie. Ringrazio. Intanto prego anche il dottore Milani di affiancarci, siamo quasi.
quasi arrivati alla fine, concluderà il dottor Sabbia, esatto. Prego, intanto diamo inizio all'intervento. Anni Paolo, già docente all'Istituto su Religioni e Culture dell'Università Gregoriana, insegna al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo e all'Università Urbaniana. Insegna anche la Master in Mediazione Culturale ed Interreligiosa dell'Accademia di Scienze Umane e Sociali di Roma. Fa parte di Dilatado Corde, rivista internazionale del dialogo interreligioso monastico e di Religions for Peace. Approfondito in un volume Il Monteismo non cristiano ed ha pubblicato saggi su Erige So, Lanza del Vasto, Taillard de Chardin. Sta per uscire un libro dedicato al diritto alla libertà religiosa che studia le fonti del documento conciliare Dignitatis Humanae, Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, eccetera. Bene, a lei la parola. Grazie, buonasera. In verità è uscito ieri, quindi il libro su Dignitatis Humanae, che è il documento del Concilio sulla Dignità Secondo. Io vi ringrazio dell'invito, c'è poco tempo, per cui entro subito nel tema della questione della religione come strumento di pace. Immagino che questo titolo sia nato anche dagli ultimi eventi, perché effettivamente negli ultimi periodi sembra che le religioni siano diventate uno strumento di guerra anziché di pace. E a questo proposito io vi invito ad un convegno che abbiamo organizzato e coinvolto anche Regio for Peace il 3, il 4 e il 5 dicembre presso l'Aula Volpi vicino alla stazione Termini. Il titolo è Religione e conflitti, conoscere la divisione per progettare l'incontro in un mondo in guerra nel nome di Dio. Eventualmente se c'è una mailing list io poi giro il PDF con il programma. E il 3 pomeriggio ci sarà una riflessione filosofica sui conflitti interreligiosi e il 4 mattina e pomeriggio faremo una mappatura dei vari conflitti nei 4 continenti. E il 5 mattina le varie associazioni che su Roma lavorano per la pace, per il dialogo, si presenteranno. Quindi insomma, io vi invito già da adesso. Io sono personalmente molto, molto impegnato sul versante del dialogo interreligioso e dell'intercultura. Faccio parte di Religion for Peace e sul quale non dirò niente visto che già altri sono intervenuti. Dico invece due parole sul DIM, sul dialogo interreligioso monastico, perché è una realtà che è meno conosciuta al momento. DIM sta appunto per dialogo interreligioso monastico, ma non è detto che sia necessario essere monaci per farne parte, ok? Io non sono un monaco, ci sono anche altri laici che ne fanno parte. E perché è così importante il dialogo interreligioso che fanno i monaci? Perché oggi il dialogo interreligioso è veramente in crisi, specialmente quello concettuale, quello che cerca, come dire, una sintesi teologica tra le religioni. Lo dimostra anche il fatto che si è veramente impantanata, è arrivata ad un impasse anche la teologia delle religioni, okay? Quindi è necessario e importante portare avanti una forma diversa di dialogo interreligioso, che non è quello concettuale, ma è quello invece dell'esperienza religiosa. Dei monaci possono tranquillamente ritrovarsi perché la loro ricerca del divino, il loro modo di vivere è del tutto simile. E infatti il DIM porta avanti una sorta di ospitalità reciproca. Ci sono monaci cristiani che hanno vissuto, in monasteri zen o anche in monasteri tibetani. Di recente abbiamo fatto anche un incontro con dei sufi e quindi siamo andati prima noi in Iraq e poi loro sono venuti qui a Roma. Quindi, insomma, il dialogo dell'esperienza religiosa va avanti, progredisce ed è, come dire, un modo importante per
per portare avanti quella forma di incontro tra le fedi che sul piano dei concetti è veramente bloccata. Quest'anno e anche il prossimo è un anno fondamentale, in verità, per il dialogo interreligioso, perché si celebra i 50 anni del Concilio Ecumenico Vaticano II, il quale ha prodotto due documenti straordinari. Il primo è Nostra Aetate e il secondo è Dignitatis Humanae. Nostra Aetate era un documento che era nato all'indomani della persecuzione degli ebrei, quindi era forte nella Chiesa la necessità di scrivere un documento, un testo che in qualche modo compensasse tutte le tragedie che c'erano state durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi giustamente ai padri venne come dire, il suggerimento di perché soltanto gli ebrei? E quindi si sono aperti, nel testo se lo leggete, lo trovate anche su internet, si sono aperti all'Islam e anche alle religioni orientali. E le religioni, questo è un passo, come dire, rivoluzionario, vengono descritte come raggi dell'unica luce divina. Quindi, insomma, è molto importante. Il secondo testo, Dignitatis Humanae, è per certi versi ancora più profetico, perché questo nasceva in conseguenza della persecuzione che la stessa Chiesa aveva subito, stava subendo in quegli anni nell'Europa dell'Est, ma è un documento che non ha una base confessionale, quindi è un documento che vale non soltanto per i cattolici o per i cristiani, ma per tutte le religioni, perché in questo documento viene fondato il diritto alla libertà religiosa. Io vedo che il tempo è poco, allora io vi volevo leggere il punto 2, lo salto, tanto eventualmente chi di voi fosse interessato stasera va un po' su internet, basta che cerchi Dignitatis Humanae, si può leggere il testo. E, però una cosa vorrei aggiungere al commento di questo documento, che non è un caso che un estensore fondamentale della dichiarazione sia stato lo stesso Pavan, che poi è stato anche rettore del Laterano, che aveva lavorato a Pacem in Terra, il quale Pavan poi ha lavorato anche a braccetto, trovando una grande sintonia con un gesuita, John Courtney Murray, americano, e insieme hanno stilato, insieme al contributo di altri, questo testo che è fondamentale per sancire il diritto alla libertà religiosa e quindi alla pace e alla convivenza tra le religioni. Ed è, come dire, è strano che a distanza di secoli si torni a parlare della necessità della libertà religiosa, perché questo in verità era un principio che 2500 anni fa già aveva, come dire, scritto sulla pietra l'imperatore Ashoka in India. Io volevo richiamarmi in conclusione a questo re illuminato buddista che si convertì al buddismo, ma non impose il buddismo ai suoi sudditi, anzi impose la tolleranza religiosa ai suoi sudditi. Al numero 7 delle iscrizioni che a tutt'oggi sono in India si legge: tutte le religioni dovrebbero risiedere ovunque, perché tutte desiderano l'autocontrollo e la purezza del cuore. E poi aggiungeva, il contatto tra le religioni è buono, si dovrebbero ascoltare e rispettare le dottrine professate da altri. Insomma, è veramente uno strano caso della storia, come non impariamo mai abbastanza le lezioni del passato. In ogni caso, io ho richiamato questi due documenti del Concilio ed è veramente, come dire, sfruttiamoli, perché sono uno strumento prezioso per costruire la pace e il dialogo in momenti difficili della storia come quello che stiamo vivendo. Grazie. Grazie per il suo intervento.
siamo dei grandi organizzatori, dico. Il bello della diretta è questo. Io seguo loro. Mi attengo alle disposizioni. Comunque, a parte tutto, a questo punto pregherei il dottor Milani di fare un'autopresentazione. Sì. Grazie. Allora, io sono impegnato tanti anni in molte realtà cristiane di diversa. Un attimo, sì. La faccio vedere tutte, è stata ritrovata. Abbiamo voluto fare una grande presenza che sicuramente poi io amo ricordarlo, è stato ricordato anche dal dottor Improda, andrà tutto su internet, quindi nel mondo intero chi vorrà potrà sentire gli interventi, anche brevi, ma questo è importante. E allora, qualcuno non ha provvedi tu Maria Federico a presentare Federico Milani. Perfetto, benissimo. Scusate per il disturbo, c'è il bello della diretta. Allora, professor Federico Milani, nato a Roma, non diciamo l'anno, neanche un uomo adesso, svolge la professione di tecnico di gestione e pianificazione aziendale. Al di fuori del suo lavoro secolare ha collaborato nel corso degli anni con molteplici realtà aggregative cristiane, sia in ambito cattolico sia in ambito evangelico. In possesso dell'attestato di formazione ministeriale conseguito nel 2009 presso l'IBB di Roma, è attualmente promotore vicario del Centro Cristiano Interdenominazionale Roma Monteverde, in collaborazione col Ministero Insieme Chiesa Città di Roma. Grazie. Perfetto. A lei la parola. Allora, andiamo subito con i tempi stretti all'argomento. Allora, religione come strumento di pace. Sembrerebbe una contraddizione, nel senso che la religione di per sé dovrebbe essere uno strumento di pace, sarebbe come fare una conferenza sul dato da brodo per la minestra, insomma, si dà una cosa che si dovrebbe dare per scontata. Non è così, perché sappiamo che nel corso della storia ci sono state tante guerre di religione. Allora bisognerebbe fare un lungo excursus storico sulle guerre di religione, ma non credo proprio che c'entriamo con i tempi e non credo che sia questo quello che ci interessa. Veniamo subito all'attualità. Allora, quand'è che in tempi recenti le religioni tornano a essere, diciamo, uno strumento dubbio di pace? Allora, c'è una data molto ben precisa per questo, il 4 ottobre 1993. Cosa succede il 4 ottobre 1993? Penso che lo ricordiamo tutti, a giudicare dall'età che vedo che abbiamo qua. Il popolo russo, guidato da Boris Yeltsin, bombarda la cosiddetta Casa Bianca di Mosca, dove saranno asserragliati gli ultimi oligarchi del sistema comunista, sognando di ripristinare il sistema dell'Unione Sovietica. Lì è la fine del comunismo veramente, ancor più dalla caduta del muro di Berlino. La fine del comunismo come ideale politico mondiale vuol dire la fine del capitalismo dall'altra parte e vuol dire la fine di tutti i movimenti politici, di tutti gli ideali politici di portata mondiale. Cosa succede? I gruppi di potere si arrendono, si disperano, non perdono un secondo di tempo. Qual è lo strumento aggregativo dopo la politica che può sostituire la politica? La religione. Quindi immediatamente si impossessano delle religioni. E non è colpa delle religioni se le religioni non sono più uno strumento di pace ma diventano uno strumento di conflitto, ma è colpa di chi si impossessa delle religioni per farle uno strumento di potere. Volete una rappresentazione di questa cosa? Il conflitto dell'ex Jugoslavia comincia per la crisi politica, per una crisi politica, per delle questioni etniche, e come finisce? Con la Serbia ortodossa, la Croazia cattolica e la Bosnia musulmana. Si passa dalla politica alla religione in un attimo, e capita proprio in quegli anni lì. Allora, che cosa comporta tutto questo? Una grande recrudescenza di tutti gli integralismi. Ci abbiamo integralismi di tutti i tipi, il clou lo raggiungiamo con l'11 settembre, con l'attentato alle Torri Gemelle, ma in altre parti del mondo abbiamo integralismi di tipo induista, integralismi di tipo cristiano in Africa, in Uganda, in Sudan, in Congo, l'esercito di resistenza al Signore, non so se qualcuno l'ha mai sentito, ma persino l'integralismo buddista, ve lo figurate un buddista che fa il kamikaze? Esiste anche quello in Myanmar, in Cambogia e in Thailandia.
Allora, come si contrasta l'integralismo? Le religioni ufficiali, le religioni vere, devono essere unite nella condanna della violenza, devono essere unite nella condanna degli integralismi, ma devono avere gli strumenti e l'autorevolezza per farlo. Ora, questo è il problema, che c'è un interlocutore fondamentalmente tra i grandi attori delle religioni mondiali, che è in questo momento azzoppato, è azzoppato da un'altra forma di integralismo, un'altra forma di integralismo che specifichiamo di suo attualmente è del tutto incruenta, ma per effetto indiretto, lo vedremo tra un attimo, è cruenta anche questa. E qual è l'interlocutore azzoppato? Il cristianesimo. E perché è azzoppato? Perché nei paesi a prevalenza cristiana c'è un integralismo di tipo laicista, che non va confuso con la laicità, che è una cosa sacrosanta, che è un concetto di terzietà delle istituzioni, che è un concetto di tutela per tutte le religioni. Ma il laicismo, come tutti i fondamentalismi, porta questo concetto alle massime ed estreme conseguenze. E allora, ecco che nei paesi cristiani, fondamentalmente, questo laicismo mina profondamente le tradizioni e le culture di quei popoli. E quindi che cosa determina questo? Che le rose alla signora appena possibile saranno qui. Grazie ancora a tutti e prego. Paola, Andrea, prego. Sentiremo un, come lo chiamo io, un gorgheggio. Prego. Ok, allora do subito un intervento. Bene, questo convegno è proprio in linea con i nostri tempi, Twitter, quindi tutti si sono sbrigati il più possibile, ma comunque nell'insieme mi pare che varie tessere del mosaico hanno costruito qualcosa, ci sono tantissimi spunti. Io non vorrei aggiungere molto altro. E, diciamo, ecco, si è detto che le religioni di per sé, i loro tipi di insegnamenti, anche se ognuno di noi riflette la propria esperienza personale, da bambini ci hanno insegnato il bene, ad accogliere gli altri, eccetera. Però diciamo le incoerenze, come ce l'abbiamo noi su piccola scala o su meno piccola, le incoerenze sono possibili, quindi diciamo può capitare che poi vengano da strumenti, vengano strumentalizzate, come è stato ricordato, ma questo non riguarda solo i grandi poteri dei disperati che hanno bisogno di catturare le cose e di averli contro gli altri, seminando ingiustizia e guerra, riguarda anche noi nel piccolo. Vediamo, ecco, cerchiamo di essere anche, mentre vogliamo essere costruttori di pace, creare momenti di incontro, creare così elementi positivi nel contesto sociale, cerchiamo anche di essere meno impazienti nei confronti dei conflitti, mentre lavoriamo per la pace, evitiamo questo tipo di intransigenza e di impazienza. È stato detto prima che è molto più facile e immediato fare la guerra, essere violenti, che non costruire la pace. Appunto, manteniamola sempre questo grado di pazienza di fronte a queste situazioni difficili. Si è parlato del fondamentalismo. Io ricordo un libro di Amos Oz, uno scrittore ebreo che molti conoscerete, avete letto. Lui scrisse un libretto contro il fanatismo. Mi piacque molto quel libretto, lo regalai a vari amici. Lui, in una delle considerazioni iniziali, diceva questo. Dopo una serie di considerazioni diceva, però voglio stare attento a non cadere nel fanatismo dell'antifanatismo e quindi anche di non cadere nel fondamentalismo dell'antifondamentalismo, perché queste realtà ci possono appartenere in una certa misura. Come ci sono dei cambiamenti in noi, ci sono cambiamenti anche negli altri. È stato ricordato di essere chiari e fermi di fronte alla violenza, ma non essere contro le persone, neanche contro le persone che la praticano. Quindi quando le religioni collaborano, si riconoscono, come è stato ricordato da tanti interventi, allora viene fuori il nucleo, il cuore che appartiene a tutte, a tutte
tutte queste tradizioni che è stato ricordato, cioè diciamo essere un luogo dove le domande che tutti ci facciamo hanno uno spazio, non vengono represse. È stato ricordato prima anche l'impazienza di certo laicismo della modernità che ha voluto comprimere le domande né più né meno di quanto diciamo le difficoltà e le fragilità dell'autoritarismo religioso aveva fatto. Quindi ecco, una religione che accoglie le altre, le religioni che si accolgono a vicenda e che lavorano insieme su progetti concreti, questi sì possono essere fautori di pace, non dimenticando che quando diventano altro, vengono asservite e diventano, come la storia ci ha mostrato e come anche fatti recenti ci mostrano, diventano cause di guerra importanti. E anche in questi casi, quando la religione viene vissuta in modo distorto, non possiamo dire questa non è la religione. Come per noi personalmente ci sono dei lati luminosi e dei lati meno luminosi, anche nella distorsione così dell'uso della religione, siamo in questo ambito e non possiamo separare nettamente, metterci dalla parte dei buoni contro i cattivi, ma lasciare questa immagine del sole che splende sui buoni e sui cattivi. Ma tutti gli interventi che mi hanno preceduto hanno ribadito questi concetti di superare ogni arroganza, ogni senso di potere, possesso della verità, arroganza anche del bene, ma invece incontrare gli altri e se qualche luce ci arriva condividerla. Grazie. Spero che si possa dire il dulcis in fungo alla fine di questo intervento. Io ringrazio di questa opportunità del tutto inaspettata di presentare questo libro che sinceramente non avrei mai immaginato di scrivere perché non sono uno scrittore, non sono uno scholar, come si dice in inglese, ma all'età di 70 anni ho deciso di fare un altro master in mediazione appunto interculturale e interreligiosa e dovevo fare una tesi di master, insomma. E una circostanza molto, molto particolare e anche banale, se si vuole, mi ha fatto scegliere questo argomento che è la evoluzione, lo sviluppo del dialogo ecumenico e interreligioso nella Chiesa Cattolica. La tesi è stata poi trasformata in un libro, cosa piuttosto non facile, ma sono stato aiutato, è andata bene. Ci sono tre prefazioni. Una della signora Lisa Palmieri, una di Adnane Mocrani, che è stato nominato prima, e una di un mio carissimo collega Roberto Catalano, che è responsabile del Centro del Dialogo Interreligioso del Movimento dei Scolari, di cui io faccio parte da 54 anni. E che cosa dice questo libro, che io ho voluto intitolare Impensate vie? Dice la mia esperienza, anche se poi buona parte del libro si sofferma sui documenti, sulla evoluzione e lo sviluppo del dialogo ecumenico e interreligioso. Dice la mia esperienza perché io mi sono trovato a fare il percorso inverso. Io mi sono trovato all'età di 20 anni, venendo da un paese, quello che era negli anni 60-61, cos'era l'Italia, il Concilio Ecumenico e Vaticano II non era ancora cominciato, avevo dei parenti valdesi e quando ero bambino piangevo perché si erano andati all'inferno, se c'erano degli amici comunisti erano già all'inferno. Io sono cresciuto davvero militante dell'Azione Cattolica e quindi figurarsi quelli delle altre religioni, sembra anche che c'erano probabilmente. Mi sono trovato in una città come New York dove mi sono trovato a fare il dialogo ecumenico e interreligioso, il dialogo della vita, il dialogo che poi sarebbe quello utile che la gente faccia, anche a Tor Sapienza e da tutte le parti di un paese come l'Italia e di altri paesi del mondo. Perché ho incontrato dei protestanti, ho incontrato degli ebrei, io non dimenticherò mai la meravigliosa sorpresa quando ho fatto il primo Shabbat della mia vita con una famiglia ebraica di New York, erano amici nostri, e quando ho visto il padre di famiglia offrire il pane e il vino, ho capito perché Gesù ha scelto il pane e il vino per insistere l'Eucaristia, perché Gesù è ebreo, non è che è turco,
un musulmano che non c'era ancora, tantomeno buddista, e Gesù era ebreo. E dico, ma tu guarda, chi avrebbe immaginato? Magari l'avevo anche sentito dire, studiato, ma è stata l'esperienza che mi ha aperto una finestra, che mi ha fatto capire. E ricordo un'esperienza tanti anni dopo in India, a Bombay, che partecipai a uno dei primissimi incontri interreligiosi di allora, 1980, 15 agosto, e mi trovai veramente con tanti esponenti delle grandi religioni, lì però in India ci sono tutte, insomma, quindi... E in un intervallo di questo incontro si prendeva il tè, l'occasione per fare un po' di amicizia con qualcuno, e mi trovo di fronte a questo signore che era già alto, perché credo sarà stato 1,90, in più, essendo un Sikh, aveva un enorme turbante, sarà stato 2,10 m, io sono 1,65 m, quindi... E questo signore con una barba bianca, lunga, maestoso, con aria grave, mi viene incontro e mi fa «Are you a Christian? Sei un cristiano?» Ma io mi sono trovato quasi in imbarazzo, perché sembrava quasi chiedermi «Ma è proprio il caso?» Io gli ho detto, quasi scusando, gli ho detto «Sì, sì, sono cristiano cattolico». E lui mi fa «Guarda che io da te mi aspetto che tu sia Gesù, adesso, oggi». Io sono indimenticabile per un momento, per pur semplice, banale che possa suonare, perché per me è stato come un non cristiano che mi ha messo di fronte alla mia realtà e come mi dicesse: guarda che se ami il prossimo è normale se sei cristiano, guarda che se dai l'altra guancia invece di ribellarti è ovvio se sei cristiano, e tante altre cose. Perché ho scritto questo libro? E vengo al fatto singolare e concludo. Perché sono stato, io vado spesso a incontri come questo, anche molto più grandi. Un tempo fa mi invitarono a illustrare un documento e andai e c'erano tutti i rappresentanti di 40 diocesi di una regione d'Italia incaricati del dialogo ecumenico e interreligioso. Ho illustrato il documento, è andato tutto bene, alla fine come si fa, domande e risposte, un sacerdote sulla sessantina mi guarda e mi dice: scusi, ma sto dialogo, come è venuto fuori? Io sono rimasto, ho sorriso, ho spiegato, ma mi sono reso conto che nella Chiesa Cattolica e in tutte le altre chiese, in tutte le altre religioni, c'è un'incredibile ignoranza storica. Si dà tutto per scontato, adesso è di moda fare incontri religiosi come questo e anche tanti altri. Ma come era tempo fa? Ma chi ha pensato? Ma come mai è successo? Ecco, questo libro è diventato un po' esperienza mia personale, un po' studio, e dico, qui dietro queste pagine danno un'opportunità a chi non fosse a conoscenza degli avvenimenti o non avesse modo di leggere molti documenti al riguardo, di comprendere l'azione potente dello Spirito dentro la Chiesa Cattolica e anche fuori, in tutti gli ambienti religiosi e non solo, che esistono sul nostro pianeta. È un piccolo contributo, ripeto, in pensate vie della casa editrice Heber, e spero che dia una mano al popolo per vivere un pochino di più il dialogo della vita, che poi è molto più importante del dialogo teologico e tutte queste bellissime cose che si sentono, ma il dialogo della vita è poi quello che ci salva dai problemi, non tanto le dispute. Diceva Tenagoras che sarebbe stato utile prendere tutti i teologi, metterli in un'isola senza mangiare, senza bere, si sarebbero messi d'accordo subito. E io penso che era una illuminazione piuttosto carina, vivace, ma che conteneva un certo un po' di verità. Aspettatevi al tavolo e ringraziamo tutti. Ecco, aiutatemi con il microfono, perché adesso si riduce in fondo. Se riesco a portare senza far cadere, senza far danni. Eccoci, Paola Bruni e Andrea Felici. In una micro esibizione per concludere veramente con un po' di felicità e di speranza. Grazie. E grazie a tutti, al prossimo gruppo. Grazie Roberto. Noi
abbiamo ascoltato, veramente estasiati, a bocca aperta, siete stati veramente tutti meravigliosi e avete trattato degli argomenti tra l'altro molto molto particolari e delicati. La musica, come ha detto la signora, è vero, la musica aiuta tantissimo. Noi rappresentiamo un coro romano che nasce però da un incontro di varie etnie. Siamo 15 elementi, c'è una suora e c'è un percussionista musulmano che ci dà una mano e ci dà un ritmo veramente molto molto caldo. Noi vi salutiamo con un frammento del Padre Nostro in lingua Ibo, africano, che è appunto cantato da voci italianissime e suonato da un percussionista senegalese di credo musulmano. Lui è mio marito, e presente anche nostra figlia più in fondo, Agnese, che ci segue ovunque, tra l'altro. Paola? Sì. Onna, nanchi quei diegube, nanchi quei diegube, i crema tu me ya ognuma, i crema me ya mba tua sucu, i crema me me ya obibi, nanchi quei diegube, i diegube, i diegube. Idie bube, idie bube. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Liberiamo la sala perché poi un applauso. Roberto.